continua la vessazione di questa amministrazione nei confronti dei salernitani, aumenta ancora la pressione tributaria che già era la più alta d'Italia. Ogni cittadino oramai paga ogni anno per entrate tributarie ed extratributarie al comune oltre 1.400 euro, una cifra sproporzionata e spropositata, soprattutto se si tiene conto dei servizi inefficienti che questa amministrazione offre alla città. È una vergogna contro cui noi ci batteremo. Aumenta la tassa di soggiorno, ma aumenta soprattutto la Tari, ancora di 700.000 euro, che ricade soprattutto sui esercenti commerciali, sui ristoratori, sulle trattorie, su coloro i quali stanno vivendo un momento di grave crisi, soprattutto quelli che sono ubicati nelle zone periferiche. Questa amministrazione dimostra ancora un controsenso, perché da un lato per rilanciare la movida il giovedì mette i parcheggi gratuitamente, d'altro canto poi aumenta la tassazione a carico degli esercizi commerciali, che noi provvederemo ad incontrare, i rappresentanti categorie ovviamente, nei prossimi giorni. È una battaglia che noi porteremo avanti, anche perché nel PEF, cioè il costo dello smaltimento che viene finanziato con la Tari, vi sono cifre spropositate, sprechi, costi che non servono per il servizio, ma che servono esclusivamente per finanziare e per foraggiare il sistema di potere che noi vogliamo debellare. Fratelli d'Italia si unisce agli altri esponenti del centrodestra salernitano in questa battaglia contro l'amministrazione comunale, che dimostra ancora una volta un atteggiamento prepotente e arrogante nei confronti dei cittadini. Avevano promesso nelle loro campagne elettorali una diminuzione della tassa rifiuti con un sistema di raccolta differenziata che doveva essere all'avanguardia, invece ci ritroviamo in una situazione di degrado assoluto, a volte prima mattinata anche in strade principali del centro di Salerno, che doveva essere una città turistica, ci ritroviamo con la spazzatura davanti ai portoni. E a fronte di questi disservizi adesso con il nuovo bilancio riscontreremo un aumento dei costi. Questo dimostra quanto l'amministrazione De Luca continua a mentire ai cittadini, perché in sostanza il costo aumenta ma i servizi sono sempre più inefficienti. Quindi anche Fratelli d'Italia si unisce al centrodestra in questa importante battaglia nell'interesse dei cittadini, dato che l'amministrazione attuale si dimostra anche in questo del tutto incompetente.